notiziario settimanale del Liceo Montale di Roma. Ciao a tutti e buona giornata. Benvenuti in questa nuova puntata del nostro notiziario, in cui potete ascoltare comunicazioni e notizie ogni settimana. Nelle puntate parleremo di notizie scolastiche e non, come l'alternanza scuola-lavoro o i corsi che il nostro liceo montale può organizzare. Ricordo inoltre che ci potete riascoltare sulla nostra pagina Facebook Liceo Montale Radio Station o anche sul nostro nuovo blog che potete trovare sul sito www.webradiomontale.wordpress.com. Ecco i titoli del nostro notiziario. Iniziamo con l'evento della settimana che è l'apertura della campagna referendaria. Martedì 11 ottobre, conferenza in Aula Magna con ospiti autorevoli che illustreranno le regioni del sì e quelle del no. Spazio didattica, circolari e comunicazioni ufficiali. Parleremo delle lezioni degli organi collegiali, della notifica online, delle circolari e dello sportello pomeridiano di matematica. A scuola dopo la scuola, alcune anticipazioni sui progetti pomeridiani che partiranno nelle prossime settimane. Alternanza scuola-lavoro, progetto Push to Open. Notizie dal sito del MIUR, l'accometaggio della sonda Rosetta, le manifestazioni legate al progetto L'Europa inizia a Lampedusa, la nuova piattaforma online per l'educazione stradale. In primo piano. Gli eventi della settimana. Come tutti i nostri compagni maggiorenni già sapranno, il giorno del referendum costituzionale si avvicina e visto che questa consultazione ci riguarda direttamente, abbiamo ritenuto opportuno dedicare proprio a questo argomento l'apertura del nostro giornale. Domenica 4 dicembre gli italiani dovranno scegliere se approvare o no la riforma costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal Ministro per le Riforme Maria Elena Boschi. La nuova legge sulla riforma costituzionale modifica l'impostazione originaria del nostro Parlamento, mettendo fine al bicameralismo perfetto, vale a dire quel tipo di organizzazione politica che assegna identici poteri ad ambedue le Camere che formano il Parlamento, nel nostro caso quindi la Camera dei Deputati e quella del Senato. Con l'approvazione della riforma, quindi, solamente la Camera dei Deputati sarebbe titolare del rapporto di fiducia con il Governo, mentre il Senato rappresenterebbe soltanto le istituzioni territoriali. Ma questa non sarebbe la sola novità e ciò che suscita sia consenso che dissenso all'interno della popolazione italiana, che, invitata a votare, si è divisa tra i sostenitori del sì e quelli del no. Per dare un contributo a questo dibattito, la nostra scuola ha organizzato una conferenza sul tema che si terrà in Aula Magna martedì 11 ottobre. L'evento sarà realizzato a cura della professoressa Ortensi, che noi abbiamo intervistato per avere maggiori informazioni al riguardo. Ascoltiamo il servizio del nostro inviato Emanuele Carloni. Siamo qui con la professoressa Ortensi, l'organizzatrice dell'evento che si svolgerà presso l'Aula Magna della nostra scuola martedì 11 ottobre. Buongiorno professoressa, vuole spiegare ai nostri ascoltatori di cosa si tratta? Buongiorno a voi. Allora, si tratta di un incontro con due professori della Sapienza, uno di diritto costituzionale, l'altro di diritto pubblico, che verranno, parleranno ciascuno un 30-40 minuti massimo, per spiegare i termini della riforma costituzionale che poi sarà sottoposta al referendum il 4 dicembre. Abbiamo saputo che ci saranno ospiti illustri. Vogliamo ricordare i loro nomi? Eh sì, sono illustri perché sono due professori importanti. Uno è il professor Gaetano Azzariti,
che è il titolare della cattedra di diritto costituzionale, e l'altro è il professor Cesare Pinelli, che è il titolare della cattedra di diritto pubblico, sempre a Roma 1, alla Sapienza. E naturalmente l'incontro è rivolto agli alunni maggiorenni che voteranno alla consultazione referendaria. Sì, certamente, sia per ragioni organizzative, perché l'aula magna non potrebbe comunque contenere tutte le classi, sia perché per ovvie ragioni sono quelli più interessati perché votano, quindi tutte le quinte, ma anche è possibile che partecipino i maggiorenni delle classi quarte, per la medesima ragione, perché anche loro devono votare. E le classi interessate come faranno a comunicare la propria adesione? Allora, compileranno al solito il famoso modulo che si compila sempre ogni volta che una classe deve uscire, solo che in questo caso non è un'uscita, è un'attività interna, quindi faranno scrivere dal proponente di che si tratta, o lo scriveranno loro, e poi raccoglieranno le firme per consenso di tutti i professori. Però è molto importante, se posso precisare, che i professori siano tutti quelli del consiglio di classe, anche se in realtà va a coinvolgere due ore soltanto, perché l'orario potrebbe cambiare. Certo. E in tal caso chi è in orario oggi, martedì dalle 11 alle 13, potrebbe non esserlo martedì. Quindi è importante raccogliere tutte le firme del consiglio di classe. E noi ci auguriamo che tante classi aderiscano a questa interessantissima iniziativa, che sicuramente aiuterà i giovani elettori ad esprimere il proprio voto con maggiore consapevolezza e responsabilità. Bene, professoressa, noi la ringraziamo per aver risposto alle nostre domande e le auguriamo buon lavoro. Grazie, anch'io mi auguro la stessa cosa. Ok. Spazio didattica, circolari e comunicazioni ufficiali. Apriamo questo spazio sottolineando, soprattutto ai nuovi iscritti alle classi prime, che la circolare numero 40 ci ricorda che tutte le comunicazioni per il personale e l'utenza, già dal 1 settembre 2015, sono trasmesse esclusivamente in formato digitale, ovvero pubblicate sul sito e non più in forma cartacea. Questo significa che le circolari non passano più per le classi, quindi vi invitiamo a consultare giornalmente il sito della scuola. Vi informiamo che martedì 25 ottobre ci saranno le elezioni per i rappresentanti degli alunni e dei genitori nei consigli di classe e per il rinnovo dei rappresentanti della consulta provinciale degli studenti. Nella circolare numero 37 sono indicate le modalità per le operazioni di voto e tutte le informazioni utili al riguardo. Infine, nella circolare numero 43, sono consultabili il calendario e tutte le notizie circa lo sportello di matematica proposto dalla scuola in orario extrascolastico per attività di potenziamento, studio e recupero assistito, mentre nella circolare numero 47 le informazioni sullo sportello didattico di inglese e tedesco. A scuola dopo la scuola, notizie sui progetti pomeridiani. I progetti per l'anno scolastico 2016-2017 sono stati presentati ma non ancora approvati, quindi non abbiamo notizie ufficiali ma solo indiscrezioni. Abbiamo chiesto ad alcuni insegnanti qualche anticipazione e possiamo riferirvi che molto probabilmente continueranno tutti i progetti più interessanti che già si sono svolti lo scorso anno, con l'aggiunta di alcune iniziative molto originali. Purtroppo, fino a quando non ci saranno l'approvazione ufficiale degli organi collegiali e la circolare che autorizza l'avviamento dell'attività, non possiamo aggiungere altro. Perciò vi invitiamo a seguirci nelle prossime puntate per avere le informazioni al riguardo. Alternanza scuola-lavoro. Uno sguardo sulle iniziative e le attività della nostra scuola. Per gli alunni di quinta A e quinta B, quest'anno la scuola aderisce al progetto Push to Open in collaborazione con l'associazione Jointly. La nostra scuola parteciperà a questo progetto insieme ad altri due licei di tutta Italia e vari partecipanti, figli di dipendenti delle aziende coinvolte. Ma in che cosa consiste questo progetto?
Curiosando nel sito www.pushtuopen.it, l'iniziativa ci è sembrata davvero interessante. Si tratta di un programma interaziendale grazie al quale gli studenti potranno immergersi nel mondo del lavoro, ascoltando e interrogando i migliori professionisti. Il programma del progetto è molto vasto e prevede 6 seminari e 2 incontri all'interno delle aziende partecipanti, il tutto accompagnato da una quotidiana interazione grazie ai social network. Insomma, una vera e propria full immersion nel mondo del lavoro. Ovviamente, ogni informazione in merito la potete trovare sul sito della scuola, della circolare numero 33, che è dedicata interamente al progetto. Istruzione, università e ricerca, in evidenza dal sito del MIUR. Sul sito del MIUR, nella sezione Focus, vengono pubblicati articoli e progetti di varia natura, alcuni davvero interessanti. Fra gli ultimi articoli pubblicati, segnaliamo l'accometaggio della sonda spaziale Rosetta, del quale si può vedere anche il video, e quello sulle iniziative riguardanti il progetto L'Europa inizia a Lampedusa, che si è concluso in questi giorni. Dando uno sguardo ai progetti, invece, la nostra attenzione è caduta su uno in particolare. È stata organizzata una piattaforma online per l'educazione stradale nelle scuole, uno spazio interattivo tematico dedicato alla raccolta e allo scambio di contenuti informativi e didattici. Il portale rientra tra le iniziative messe in campo dal MIUR in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul tema della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti. Edustrada.it vuole essere uno strumento operativo per aumentare il coinvolgimento degli studenti e dei docenti su questo argomento. All'interno della piattaforma le scuole avranno a disposizione materiali e progetti didattici, monitoraggio dei dati ed un forum di discussione per approfondire i temi inerenti alla sicurezza stradale, alla prevenzione degli incidenti, al rispetto delle norme di sicurezza e alla mobilità sostenibile. Quindi cosa aspettate? Collegatevi sul sito www.edustrada.it e curiosate anche voi su questa nuova piattaforma. Fateci sapere se vi interessa, cosa ne pensate e come vi sembra. Lasciateci un vostro commento su questo e sulla puntata, non esiteremo a leggerli e a rispondervi nel corso dei prossimi appuntamenti. E prima di concludere questa prima puntata della nuova stagione del nostro notiziario Intervallo in diretta, vogliamo darvi qualche anticipazione su alcuni dei nuovi programmi che andranno in onda nel corso dell'anno scolastico. Ci sarà tanto spazio dedicato all'informazione e all'attualità, ma anche allo sport e all'intrattenimento, musica, teatro e cinema. In particolare vi segnaliamo 2 novità assolute di grande interesse per gli studenti. Una rubrica sull'orientamento con notizie dell'università e del mondo del lavoro, con ospiti, interviste e la partecipazione di ex alunni della nostra scuola che verranno a raccontarci la loro esperienza. E poi una rassegna stampa estera, ogni settimana in una lingua diversa fra inglese, francese, tedesco e spagnolo, curata da alcune sezioni dell'indirizzo linguistico. E questo è solo l'inizio. Continuate a seguirci e sarete sempre aggiornati su tutte le novità che riguardano la nostra radio, le iniziative collegate e i programmi che saranno trasmessi. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. Purtroppo la nostra puntata è giunta al termine. Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e vi invitiamo a seguirci ogni settimana anche sui nostri social Facebook, Liceo Montale Radio Station e www.montale.wordpress.com, così sarete sempre aggiornati. Speriamo inoltre di avere dei riscontri da parte vostra che potete darci tramite i nostri siti. Grazie mille dell'ascolto e alla prossima puntata! Like me, there must be a good reason that you're gone.
I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to.